Bentrovati sul mio canale. Oggi torniamo a parlare di MachiBeauty.it, uno dei miei negozi online di bellezza preferiti. Come sa chi mi segue, per me MachiBeauty è una vera e propria risorsa per noi appassionate di make-up, perché su questo sito si possono reperire tantissimi brand, molti dei quali anche difficili da reperire nei negozi fisici e di tutte le fasce di prezzo, dai più low cost come Essence, Catrice, Wet n Wild, Makeup Revolution, Giordano, Le Guerre, Le Color, City Color, eccetera eccetera, fino praticamente quindi sicuramente a quelli più ai cost come Jeffree Star, Gerard Cosmetics, Jouer, Ofra, The Balm, ma anche Rimmel, Revlon, una nuova marca, Rimmel, Revlon, Zoeva, Milani, NYX, Nabla, Neve, L'Oreal, eccetera eccetera. Sarebbe difficile, impossibile ricordare quindi tutti i brand presenti su MachiBeauty. Oltre al makeup ovviamente potete trovare tantissimi prodotti per la cura del viso, del corpo, dei capelli, maschere, accessori, pennelli, smalti, veramente un sito immenso, insomma, per stringere. E oltretutto in costante aggiornamento, quindi, perché ogni giorno più o meno vengono aggiunti prodotti nuovi e oppure lanciate offerte super interessanti come il 3x2 su alcuni brand, il 20% su una determinata sezione e così via. Le spese di spedizione sono di 4,99 euro, diventano gratuite per gli ordini di importo superiore a 50 euro. Potete anche scegliere il corriere tra GLS e Bartolini. Dopo aver effettuato l'ordine ricevete una mail quindi di conferma d'ordine e poi un'email per ogni stato praticamente del pacco, quindi il pacco è in elaborazione, il pacco è partito, con anche ovviamente il codice per seguire la spedizione. Io solitamente ricevo i miei ordini in una settimana circa, considerate comunque da 5 a 10 lavorativi, i pacchi, i prodotti arrivano a casa vostra perfettamente imballati. Insomma, io amo questo sito e se non lo conoscete vi straconsiglio di andare proprio a conoscerlo, insomma, anche se poi alla fine è un po' una rovina perché fa venire veramente la voglia di comprare, di acquistare tutto. Comunque, volevo dirvi anche una cosa interessante, insomma, prima, cioè che il mio codice sconto Lady Glow Maqui è stato rinnovato, era in scadenza il 30 di settembre, invece adesso è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2019, quindi potete ancora quindi continuare ad usufruire dello sconto del 10% sui vostri ordini, valido su tutto il sito e senza minimo d'ordine. Ma entriamo adesso nel vivo del video, perché ho ricevuto un pacco dal team di MachiBeauty con all'interno dei prodotti nuovi che ho selezionato io sul sito, e vi anticipo che ho scoperto dei prodotti low cost veramente eccezionali. Come sempre all'interno del pacco ho trovato diversi campioncini, come vedete, insomma, crema viso, siero viso, BB cream, e poi c'è questo scrub del brand americano Triat, come vedete, scrub cocco e lime, che mi intriga veramente tantissimo. Ma cominciamo quindi con i prodotti. Per la base viso ho scelto, dopo aver letto un paio di recensioni in olandese e polacco, perché comunque è un prodotto davvero nuovissimo, il nuovo fondotinta di Bourjois che si chiama Always Fabulous. Ha un prezzo su MachiBeauty di 11,99 euro. Io ho scelto il colore 310 beige. È un fondotinta questo che promette una coprenza quindi elevata, quindi un fondotinta full coverage, e dal finish semi matte vellutato che promette una durata fino a 24 ore grazie alla tecnologia Stay in Place, con un comfort assoluto e un'idratazione profonda grazie all'acido ialuronico contenuto nella formula, che è anche arricchita con vitamina E dall'azione antiossidante. Ha anche un SPF 20 per proteggere quindi la pelle dai danni ultravioletti. Il packaging l'avete visto, è sicuramente molto raffinato, molto elegante, minimalista, con questo tappo rose gold. Contiene il flacone in vetro sempre 30 ml di prodotto, ha un pratico dosatore che girandolo si può anche bloccare, e questa è sicuramente un'ulteriore protezione contro le fuoriuscite accidentali di prodotto. Lo sto utilizzando solo da 2-3 giorni, ma vi dico già, sono sicura, insomma, che è un fondotinta che mi piace tantissimo. Innanzitutto è un fondotinta che ha una consistenza medio spessa, insomma leggermente cremosa, non è un fondotinta acquoso, molto liquido, un fondotinta che si stende praticamente facilmente, che non è pesante sulla pelle, ma al contrario, insomma, la lascia proprio morbida e vellutata. Ha un profumo floreale fruttato molto delicato, un bellissimo finish satinato molto naturale, e non si ossida il colore dopo l'applicazione. Io vi dicevo, ho scelto il colore 310 beige, che in realtà in questo momento per me
è leggermente chiaro, ma questo semplicemente perché sono un po' abbronzata, ma comunque il colore per l'inverno andrà benissimo. Io in questo momento infatti lo sto scurendo con l'apposito prodotto di NYX. La coprenza di questo fondotinta è sicuramente alta, io non ho bisogno né di stratificarlo né di aggiungere un correttore. Il bello di questo fondotinta è che assolutamente non secca la pelle e non fa quell'effetto maschera tipico dei fondotinta molto coprenti. La tenuta direi è ottima, sinceramente non penso duri fino a 24 ore, comunque io almeno per 8 ore rimane su di me assolutamente impeccabile. Dopo appunto circa 8 ore su di me, che ho una pelle mista, comincio sicuramente a vedere un po' di lucidità sulla zona T, quindi sinceramente non posso garantire per una pelle grassa, ma è un fondotinta che secondo me funziona bene per pelli da secche a miste. È un fondotinta quindi assolutamente coprente, molto perfezionante, che idrata proprio la pelle, insomma rimane morbida per tutto il giorno ed è quindi a lunga tenuta ma confortevole da indossare. A me piace molto. Tra l'altro vi segnalo che della stessa linea c'è anche un fondotinta correttore in stick e un correttore fluido. Ma passiamo veramente ad un altro prodotto super interessante. Per il make up occhi ho scelto questa palette. Questa palette si chiama Haunted House ed è la palette di Make Up Revolution per Halloween 2019. Ha sempre un costo su Make Beauty di 11,99 euro e lasciatemi subito dire che il packaging di questa palette è davvero bellissimo e super originale. È veramente una chicca per gli appassionati di Halloween. Come vedete infatti è tutta in latta, rettangolare con angoli smussati, è robusta assolutamente e ovviamente come protagonista insomma del packaging è chiaramente una inquietante casa stregata, come potete vedere. Ha una chiusura a scatto, è dotata di un grande specchio interno, contiene 18 ombretti da 1,1 grammi con un mix di finish. I nomi, per fortuna come vedete, i nomi questa volta non sono stampati su un foglietto volante ma sono quindi stampati sotto le gialde e si ricollegano al tema della palette. La gamma cromatica secondo me è veramente fantastica, si tratta di colori perfetti per creare sia dei look spettrali, audaci, vivaci, ma anche raffinati e tenui. Questa è veramente una palette molto sfruttabile. Indubbiamente ci sono in prevalenza toni caldi e non mancano i classici nude, insomma il nero, il grigio, il bianco, il marrone, il color champagne, l'oro, ma come vedete ci sono sicuramente anche diverse tonalità sul viola, sul berry, sul bordeaux, sul rosso e l'arancio. Io amo letteralmente le tonalità contenute. Per quanto riguarda le caratteristiche degli ombretti, questa è senza ombra di dubbio una delle migliori palette di Make Up Revolution che io ho provato finora. Gli ombretti sono molto setosi, piacevoli proprio da accarezzare, sono ben pigmentati e la caratteristica che mi ha colpito di più è la loro sfumabilità. Si fondono proprio tra di loro perfettamente, si creano delle splendide sfumature veramente in pochi gesti e non sono polverosi. I miei preferiti nella palette sono sicuramente gli ombretti matte, ma devo dire che anche quelli shimmer, insomma metallici, anche se non sono i migliori ombretti luminosi in commercio, devo dire che applicati con le dita sulle palpebre con un primer rimangono belli, intensi, luminosi e vividi per tutto il giorno. Sono le 3:30 del pomeriggio, considerate che questo trucco io l'ho realizzato alle 5:30 di stamattina, insomma mi sembra che comunque, insomma, gli ombretti sono più o meno come appena applicati. Io ovviamente adesso non posso per questione di tempo mostrarvi tutte le colorazioni, perché ovviamente insomma non è un video dedicato, devo parlarvi di altri prodotti, però è al volo qualche swatch voglio assolutamente farvelo. Questo per esempio è l'ombretto Motel, una specie di fucsia rossastro opaco decisamente vivido. Vi mostro poi Peril, che è uno dei miei colori preferiti della palette, sempre opaco, è quello che ho utilizzato oggi nella piega dell'occhio. È particolarissimo, una specie di mix diciamo tra un malva e un prugna, guardate che bella nuance da utilizzare nella piega, davvero bellissima. Vi mostro anche Survival, che è diciamo un colore sicuramente più classico diciamo così, ma altrettanto bello, guardate che bella pigmentazione, che bella la texture, non la potete toccare insomma per video, però sono veramente degli ottimi matte. Come ombretto luminoso voglio mostrarvi Creepy, che è una specie di bianco
bianco con base argento, invece in questo caso dal finish sicuramente luminoso, come vedete, ultra brillante. Abbiamo poi Psycho, che è più classico oro ramato, eccolo qua. Anche questo è davvero molto bello. E poi un altro colore molto bello, a parte quello che ho usato oggi, che è comunque una specie di arancio rossastro praticamente sulla palpebra mobile, bellissimo è anche questo, che è una specie di lilla, come vedete, su base malva, con questi riflessi sul lilla rosati, insomma davvero bellissimi. Trovo davvero splendida la combinazione colori presenti in questa palette. Se devo trovare dei difetti, sicuramente si può, ci sono dei colori che una volta applicati risultano un po' simili tra loro, è una cosa che capita spesso nelle palette di Make Up Revolution. Qui per esempio ci sono due bianchi shimmer, un bianco argento e un bianco, non sono proprio identici, insomma un bianco argento e un classico bianco, però voglio dire, era meglio inserire un bianco opaco e un bianco shimmer piuttosto che due bianchi diversi shimmer. Manca per esempio un colore per la piega opaco, neutro, diciamo un tono di transizione neutro, però voglio dire, sono veramente dei dettagli, non cambia il risultato. Per me questa è una palette splendida, una palette ben riuscita, con una confezione assolutamente perfetta. Sempre di Make Up Revolution ho scelto la ciglia compatta Bake & Blot Powder nella colorazione Banana Light. Questo prodotto esiste in 10 colorazioni, tra queste c'è anche Banana Semplice e Banana Deep. Contiene 5,5 grammi di prodotto e ha un prezzo di 5,99 euro. E si tratta quindi di una ciglia, di un prodotto formulato per ottenere un finish matte, minimizzare la lucidità e l'effetto lucido, quindi la visibilità dei pori dilatati. Si può utilizzare per fare baking, per i ritocchi durante la giornata. Io ovviamente per il colore ho scelto questo prodotto per fissare il correttore e illuminare la zona del contorno occhi. Il packaging, come vedete, è assolutamente semplice, quadrato, di base rose gold con top trasparente. La cialda, come vedete, è molto carina, con questo motivo con cerchietti quindi impressi sulla superficie. La texture di questo prodotto veramente colpisce, perché è una texture sottile, infatti non fa strato sulla pelle, super setosa. Il colore già lo potete vedere sicuramente nella cialda, ma adesso ovviamente me lo mostro anche sbocciato. Il colore non è assolutamente troppo giallo, quindi un colore perfetto, insomma ideale, adatto, volevo dire, a molte carnagioni, è perfetto per illuminare gli incarnati da chiari a medie. Il prodotto si fonde perfettamente con la pelle, con l'incarnato, senza andarsi a depositare nelle pieghette. Non fa effetto polveroso, non secca la pelle, ha un bellissimo effetto blurring, un effetto sfocatura. Mi avvicino perché ovviamente l'ho utilizzata per questo make up, e dona, direi, un effetto luminoso, quindi sicuramente visibile e tangibile. Io ho una pelle praticamente tendente al secco e mi sta piacendo veramente tantissimo sul contorno occhi questo prodotto. E magari chi ha una pelle grassa, insomma, può aver bisogno di qualcosa che asciughi di più sul viso, però sicuramente per la zona del contorno occhi è un prodotto che io vi straconsiglio di provare. L'avevo vista, insomma, su internet online, mi aveva molto incuriosito. Io adoro le ciprie compatte gialline e devo dire che questa è veramente un'ottima scoperta, con un prezzo super accessibile. Io direi che l'effetto luminoso, insomma, io lo noto anche via video, si nota parecchio. Insomma, era da tanto che non utilizzavo un prodotto del genere. Insomma, in estate sinceramente ci si trucca più, diciamo, velocemente, si saltano dei passaggi, questo volevo dire, e adesso insomma devo dire che l'effetto di luminosità lo vedo ed è sicuramente notevole. Un altro prodotto molto interessante che ho scoperto è un prodotto invece firmato Catrice. Questa volta parliamo di un prodotto dedicato al viso. Che cos'è? Questa è una palette, appunto, di polveri viso, e che Catrice ha lanciato da poco in 3 varianti, quindi cromatiche diverse a seconda della carnagione. E io ho scelto la Everyday Face and Cheek Palette nella variante, come vedete, Powerful Elegance, che contiene, in realtà, come le altre, 6 prodotti, quindi in polvere coordinati, perfettamente abbinati. Quindi abbiamo 2 blush, 2 bronzer e 2 illuminanti, perfetta per un uso
per un uso quotidiano, per un utilizzo, volevo dire quotidiano, che contiene in totale 28,2 grammi di prodotto. Il packaging lo state vedendo, molto carino, palette in cartoncino rigido, solido e robusto, una palette sottile, compatta, che occupa poco spazio. Sul fondo, come vedete, il fondo è opaco, praticamente sul bordeaux, ci sono questi dettagli invece ad effetto argento, insomma lucido. Bellissime sono queste décolleté altissime che donano un tocco di femminilità anche al packaging. All'interno abbiamo uno specchio, c'è anche il famosissimo aforisma di Oscar Wilde che recita più o meno sii te stesso perché tutto il resto è stato già preso, e poi abbiamo quindi i sei prodotti. Come vedete, noi qui dentro abbiamo nel dettaglio un blush dal finish luminoso e un blush opaco, due illuminanti, quindi uno dal finish luminoso e uno invece, e quindi shimmer strong, e un altro invece è decisamente più soft, delicato e leggero, e due bronzer. Abbiamo il bronzer superiore dal finish, il bronzer che è situato nella parte superiore e che ha un finish delicatamente satinato, più chiaro e caldo, perfetto per scaldare l'incarnato, e questo che invece è un bronzer più scuro e sicuramente anche più freddo, completamente opaco, che è perfetto quindi per il contouring, quindi per scolpire il viso creando delle ombreggiature naturali. La combinazione colori la trovo davvero bellissima, sono colori davvero splendidi se avete una carnagione tipo la mia. La qualità delle polveri assolutamente nessun appunto, insomma sono sicuramente ben pigmentate, quindi vanno un attimino dosate, quindi basta pochissimo prodotto per applicazione, sono facili da sfumare, la tenuta è ottima. Vi voglio mostrare ovviamente le tonalità nel dettaglio, a cominciare dai due blush. I due blush li trovo davvero bellissimi. Io ultimamente sono un po' difficile con i blush perché non amo più proprio i blush sul rosati, cioè, insomma, più rosa sono, più freddi sono e più non riesco proprio ad utilizzarli. Questi due colori li trovo bellissimi. Come vedete, il primo blush è una specie di corallo, diciamo corallo aranciato con un tocco anche di rosa all'interno, dal finish quindi shimmer, un colore ravvivante, ideale per tutti i periodi, adatto per tutti i periodi dell'anno, che comunque non è eccessivo sul viso e che in ogni caso potete, come sto facendo io in questo periodo, mixarlo con il colore praticamente opaco per schiarirlo, insomma ravvivarlo un po', andando a diminuire, a limitare l'effetto luminoso. Il blush opaco è un capolavoro, a me piace tantissimo questo colore, è una specie, come vedete, di rosso mattone, però anche rosato, un po' smorzato, attenuato, è un blush autunnale davvero bellissimo che dona un effetto rossore molto naturale e sensuale, è quello che indosso e mi piace veramente tantissimo. Per quanto riguarda invece gli illuminanti, come avete visto sono al centro e sono quindi due diversi, proprio che hanno quindi un finish diverso, quindi per ottenere un effetto quindi diverso. Abbiamo infatti un illuminante decisamente più soft, ve li sboccio insieme, che è questo, un illuminante più soft che è praticamente una specie di panna con delle sfumature rosate, che come vedete è pressoché matte, praticamente ha un finish delicatamente satinato e che quindi è perfetto per chi ama gli illuminanti discreti. Questo a me piace moltissimo per illuminare l'arcata, di meno sul viso, questo perché io anche di giorno ormai sono abituata con gli illuminanti un attimino più intensi, però sono contenta ci siano entrambe le tipologie di illuminante nella palette. L'altro, quindi quello decisamente più intenso, come vedete è una specie di bianco ghiaccio. Questo illuminante sicuramente non ha quella texture sottilissima tipica degli illuminanti di fascia alta, però devo dire che mi piace perché comunque ha una stesura uniforme e sul viso una volta applicato comunque non è eccessivo, non è troppo luminoso, non è troppo sbrilluccicoso, quindi comunque indubbiamente mi piace. Arriviamo alla parte dei bronzer, che è forse la più interessante della palette, perché sono davvero bellissimi. Quello più chiaro e delicatamente satinato è un marroncino medio chiaro con un sottotono direi sicuramente più rosato che aranciato, quindi un colore che è adatto insomma a molti toni di pelle e appunto che è perfetto quindi per scaldare l'incarnato in un modo assolutamente naturale. Ecco qua, quindi sono i due colori, come vedete insomma il bronzer, io ancora sono abbronzata quindi lo vedete poco, ma è veramente molto molto bello questo colore. Il secondo bronzer è la vera sorpresa della palette, come vedete è una specie di marroncino tortora,
neutro freddo, completamente opaco, perfetto quindi per fare appunto il contouring. E devo dire che è veramente difficilissimo in una palette, soprattutto low cost, andare a trovare un prodotto da contouring valido. Questo prodotto, questo stagiale, insomma, questo bronzer, questa terra da contouring è sicuramente ben pigmentata, quindi va un attimino dosata con attenzione, ma vi assicuro che è facilissimo il prodotto da sfumare, quindi non va a creare delle macchie difficili da rimuovere. Quindi mi piace moltissimo questa palette, perché questa è una palette completa che, a parte la cipria, contiene tutto il necessario per creare quindi un trucco occhi, giustamente, una palette viso è perfetta per un trucco occhi, e per creare quindi un trucco viso completo. Quindi è perfetta sia per chi va di fretta e quindi come prodotto da utilizzare tutti i giorni per uso quotidiano, ma anche per viaggiare. Anche il prezzo trovo sia ottimo, perché con 13 euro secondo me è difficile andare a comprare 6 prodotti comunque come questi, insomma, con questa qualità e anche di queste colorazioni, insomma, che sono molto belle. L'unica cosa che io cambierei, sempre per voler essere rompiscatole, è il colore, insomma, dell'illuminante più luminoso. Insomma, avrei preferito più un color champagne, insomma, un colorino un po' più caldo, adatto magari un pochino di più alla mia carnagione, ma veramente, proprio per voler essere rompiscatole, questa comunque è una palette splendida, un successo totale. Non so come sono le altre due, ma per me comunque su questa palette Catrice ha fatto davvero un ottimo lavoro e ve la straconsiglio. Poi chi mi segue è al corrente del mio grande amore per i rossetti, e quindi non potevo non sceglierne uno, e devo dire che ho scovato un vero e proprio gioiellino che ha un costo solo di 3,99 euro. È un rossetto del brand polacco Ean, della linea Luxury Cashmere, ed è il numero 705 Caramel. Innanzitutto è un rossetto che ha una confezione assolutamente lussuosa, e come vedete il packaging è nero opaco con dettagli oro e chiusura a click calamitata. Insomma, non sembra assolutamente il packaging di un prodotto low cost. Questo rossetto ha una texture bellissima, una texture sì morbida, sicuramente scorrevole, ma corposa, fondente, vellutata, stabile, quindi che aderisce alle labbra e non tende a migrare. Il colore è pieno con una sua singola passata, il comfort è assoluto, questo è un rossetto che non secca mai le labbra. Il finish, come vedete, perché quello che indosso è sicuramente satinato, la tenuta è buona con una matita labbra. Veniamo al colore, che è un incantevole per chi come me ama i nude ed è alla ricerca comunque di colori un po' particolari. Guardate che meraviglia, questo è sicuramente sicuramente io lo descriverei così, innanzitutto difficile da descrivere perché è un mix di colori, diciamo un marroncino cannella rosato, come notate, come vedete, con un sottotono, un sottofondo rossastro, che lo rende comunque qualcosa di diverso, particolare. È un nude caldo stupendo e sicuramente non scontato, veramente bello bello bello. Insomma, quello che indosso mi piace veramente tantissimo, come vedete non è neanche chiaro, insomma, come nude, uno di quei nude slavati, insomma un nude questo con carattere. Io lo abbino con questa matita che comunque voglio mostrarvi, perché è la matita cannella di Bottega Verde. Io ovviamente sono andata subito a prendere la matita cannella, visto che il colore del rossetto è proprio, diciamo, una specie di cannella. Vediamo qua, forse si vede meglio. Comunque, come vedete, insomma, stanno benissimo insieme. La matita probabilmente ha un tocco di arancio in più all'interno, ma comunque è un dettaglio veramente difficile da notare, ma i due colori stanno benissimo insieme. La combo la vedete sulle mie labbra, veramente rossetto fantastico, 3,99 euro, davvero strepitoso. Ho già adocchiato il colore successivo, il 706 della linea, una specie di rosso rosato particolarissimo, insomma lo prenderò senz'altro. Continuiamo, perché per le unghie ho scelto uno dei nuovi colori di smalti Icon Nails di Catrice, smalti dal finish luminoso e brillante ad effetto gel, che promettono una durata fino a 7 giorni senza top coat. Io comunque solitamente li utilizzo con il top coat, che nella formula, insomma, hanno una formula arricchita con olio di açaí, idratante, nutriente, rigenerante, e un pennello ampio che agevola la stesura. Di questa linea io ho già il numero 49, che è un bronzo amato bellissimo, metallico, super luminoso, che ho utilizzato tanto quest'estate. Adesso ho scelto il colore numero 78, che si chiama invece You Blow My Mind, ed è bellissimo altrettanto. Sicuramente è un colore più freddo, insomma, rispetto a quello che ho usato quest'estate, perché come vedete è una specie di platino, un mix tra un oro e un argento, quindi metallico, ricco di riflessi,
sì, molto luminoso. Quello che mi ha veramente colpito di questo smalto, così come del fratellino bronzo ramato, è che questa è una sola passata di smalto, cioè ha una coprenza, una pigmentazione incredibile. È uno smalto che non lascia assolutamente striature, che ha un finish, come vi dicevo, molto luminoso e che, se è come quell'altro, non è neanche difficile da rimuovere. Io vi assicuro che non è facile trovare smalti con questo finish così validi, quindi se cercate uno smalto per una manicure d'effetto ma comunque performante e economico, l'avete trovato, perché questo costa solo 3,39 euro, quindi davvero prezzo piccolissimo. Infine, non vi addormentate perché ho finito, nel pacco ho trovato un prodotto che in realtà io non avevo scelto, ma appunto che piacevolmente ho trovato all'interno del pacco, ed è quest'altra palette di Makeup Revolution che si chiama Protection. È una palette particolare perché è pensata per correggere, per ritoccare e aggiungere un tocco di contouring anche quando si è fuori casa, grazie al pratico specchio contenuto all'interno. In pratica è un pratico kit che contiene, adesso la apro così ve la mostro anche meglio, che contiene quindi 3 correttori in crema, una cipria anti-shine, quindi anti-lucidità, un bronzer matte per contouring, un blush opaco e un illuminante. Disponibile questa palette in 4 versioni, quindi 4 varianti, quindi sempre per soddisfare le diverse esigenze, quindi delle varie carnagioni. Io ho ricevuto la palette più scura della linea, che è questa, la Medium Dark, e infatti la parte di sinistra non potrei assolutamente utilizzarla neanche ad agosto, perché i colori sono evidentemente scuri. Pensate che questa, insomma, è la cipria ed è veramente molto scura, ma ho potuto provare la parte di destra, che come vedete invece, direi anche stranamente, insomma, le tonalità secondo me sono anche più adatte ad una carnagione medio chiara che non scura. Comunque vi mostro un attimino i colori. Il bronzer, che dice il brand dovrebbe essere adatto per contouring, è molto carino, insomma, è sicuramente un marroncino di media intensità, ma comunque è caldo. Eccolo qua, io continuo a sbocciare, ma più che altro perché è simile al colore della mia pelle. Ecco, forse da questa parte si vede meglio. Comunque un bel bronzer, ma io non lo utilizzerei per contouring perché, come vedete, è caldo. Il blush è un opaco, è un colore che io comunque non amo su di me per niente, perché si tratta, come vedete, di una specie di rosa vivido, neutro, freddo, un colore che non mi dona affatto, sempre, come vi dicevo, opaco. L'illuminante è una specie di champagne rosato con un tocco di rosa all'interno, come vedete già si nota dallo swatch, comunque poco luminoso. Anche questo è sicuramente un illuminante quasi opaco, adatto a chi ama gli illuminanti discreti. La pigmentazione, la qualità di queste polveri non è affatto male, sono sicuramente facili da sfumare e, come avete visto, ben pigmentate. L'idea di base è sicuramente valida, perché insomma l'idea di avere tutti questi prodotti in un'unica palette è sicuramente ottima. Quello che sicuramente vi consiglio, insomma, di andare ad individuare è quella che è la palette più adatta alla vostra carnagione, quindi per le tonalità contenute. Bene, io ho finito. Devo dire che mai come questa volta sono soddisfatta dei prodotti che ho scelto. Li ho selezionati con cura e devo dire che non mi hanno deluso. Infatti non c'è uno che preferisco, insomma, veramente vi consiglio tutto quello che avete visto, a partire dal meraviglioso fondotinta di Bourjois, che secondo me è adatto, molto adatto anche per le pelli mature, soprattutto con l'inverno, insomma, un fondotinta sì coprente ma che idrata nello stesso tempo, quindi che non evidenzia le zone secche, perfezionante, confortevole, davvero un bel fondotinta, fino praticamente al meraviglioso rossetto che indosso, quindi un rossetto di questo brand polacco che non conoscevo e che mi ha davvero stupito. Bene, io ringrazio il team di Makeup Beauty, spero di esservi stata utile e ci vediamo alla prossima.